Questo era il discorso, e sono d'accordo. Siamo sopravvissuti alla fine del mondo, sopravviveremo anche alle quattro sconfitte del Napoli, piccolo cappello. Però l'atteggiamento da mettere in campo col Siena potrebbe essere anche uno stimolo in più. Io quattro, vabbè. E quattro, vabbè, mister, comunque sì. Si andrà. Campionato quante sono? Due di campionato. E poi? Una di Coppa Italia e una di Europa League. L'Europa League era una partita significativa, cioè che poi... Vabbè, ecco perché allora vedete, io scusa, no, me la faccio fare la domanda. Questo per me è un collezionismo. Fra poco si va a cercare le sconfitte che non esistono perché bisogna, cioè, questo secondo me è sbagliato. Non ha colto l'assist. Comunque, andiamo avanti. Vabbè, perché si voleva parlare dell'atteggiamento offensivo. Il tridente pesante potrebbe essere una soluzione per il Napoli, anche per smuoversi da questo momento di torpore. Incidente? Con Insigne, Van der Beek. Allora, io inizio a tempi che c'era il tormentone di Lavezzi, quei tempi c'era Lavezzi, poi c'era Amsic e Cavani, e poi no, ce n'era un altro, sì. C'era, perché Amsic doveva essere arretrato, non era troppo facile, questo era il giochino dei Bussolotti, lo chiamo così, e ora bisogna farne un altro. Allora dico, cosa vi dicevo a quei tempi? Vedendo anche le partite come vanno, ci vuole equilibrio in campo. Se per arrivare a quello bisogna che i quattro attaccanti, chiamiamoli così, tre in mezzo, siano al top della condizione, vi sembra, anche in base a quello che abbiamo visto, a quello che avete detto, che i quattro attaccanti, messo male che in mezzo, siano al top della condizione ora? Allora io credo che non sia proprio il momento, anzi sarebbe il momento meno adatto. Poi se sarò costretto, perché non ci avrò più nessuno, si tenterà anche questo, ma è come giocare, come si dice, buttare la carta per aria e vedere cosa succede. Grazie a tutti. Grazie. Auguri, buon Natale a tutti. Auguri, grazie.